Primo ospite della serata, Juanito Gomez, autore del gol del vantaggio della Virtus. Juanito, che partita è stata? È una partita dura contro una grandissima squadra che punta a vincere il campionato, quindi visto le difficoltà, poi siamo rimasti in 10, rigore. Penso che un punto contro di loro in questa situazione è tutto guadagnato e siamo molto contenti. Juanito, ti faccio una domanda che può sembrare senza risposta, no? Ma se sono più è più la scontentezza, no? Per non aver vinto, o più la gioia per aver conquistato comunque un punto d'orgoglio contro un Padova che si è rinforzato tantissimo, che comunque ha dimostrato di essere una grande squadra. No, no, visto la difficoltà della squadra che incontravamo, penso che c'è contentezza di aver pareggiato. Solo che quando sei in vantaggio è normale, vuoi vincere, vogliamo vincere tutte le partite contro chiunque. Peccato il rigore, dopo con uno in più loro siamo stati bravi a tenere anche il risultato. Chiedo qual è il valore dei 2 punti raccolti nelle ultime 2 settimane contro 2 squadre che sono comunque 2 grandi piazze del campionato. La Virtus ha perso 2 giocatori importanti, deve recuperare equilibri, oggi ha dimostrato di averne al netto delle partenze. Sì, abbiamo avuto 2 partenze molto importanti per noi, per il gruppo, per la squadra, però penso che al di là di loro, chi c'è, abbiamo un'ottima rosa e quindi possiamo far bene anche senza di loro. Domande? Posso dedicare il gol a mio padre che è il compleanno? Ok, dai, scrivilo se riesci. Dopo il gol Norberto. dei playoff al Padova e quello di stasera, ci chiediamo, hai un conto in sospeso con questa squadra? No, no, ho avuto un po' di fortuna di segnare sia i playoff che questa sera. Comunque giocare contro queste squadre, non solo per me, ma penso per tutti i giocatori è motivo di orgoglio e magari ti dà qualcosa in più perché giocare contro squadre importanti è facile trovare motivazioni. Grazie mille, grazie mille. Eccomi qua. Gigi Fresco, beh, Gigi, un buon punto, dopo una bella partita, bella battaglia, forse con qualche rimpianto per la Virtus. Secondo me il rigore era un po' evitabile, non era così una situazione decisiva, ma lì sbaglio un movimento, tra l'altro un giocatore nostro che sta facendo un campionato straordinario, che ha fatto, insomma, e l'abbiamo preso, tanto un po' il portiere non lo para anche. Gigi, volevo chiederti, qual è il valore di questo punto alla fine di 2 partite importanti giocate contro il Ma Vicenza e secondo me il Padova? valore è altissimo perché giochiamo contro una squadra forte, con gli acquisti che hanno fatto, secondo me, come organico, la squadra più forte del campionato. Adesso, allenati da un ottimo allenatore, è una squadra forte. Noi l'abbiamo trovata al top dell'entusiasmo, dopo che il Mantova aveva perso. No. E l'abbiamo giocata alla pari. Ricordiamoci che su 1-0 abbiamo avuto l'occasione di Setter, quella di Damire, quella di Marco Ruggero, che bastava niente, andavamo 2-0, vero? E ci è mancata quella virgola, però l'importante è vedere una squadra che sa fare prestazioni, che sa lottare, che sa. Gigi, ti chiedo una puntualizzazione su scelte che all'inizio potevano sembrare un po' in controtendenza, o forse di eccessivo rischio, no? Con sia Zanti sia Zarpellone. Invece dal punto di vista difensivo avete retto benissimo e il Castello ha funzionato anche palla al piede poi. Perché loro sono giocatori intelligenti e sanno porsi, sanno sistemarsi e hanno fatto bene per quello, insomma, io sapevo che loro potevano far bene perché
dovevamo tenere alto il livello tecnico, perché loro sono bravi tecnicamente e sono una squadra molto forte anche a livello agonistico. Se noi non tenevamo alto il livello tecnico, la palla andava sempre a loro, avremmo fatto fatica, abbiamo preso sto rischio. Però mi permetto da dire, soprattutto ho recuperato un grande giocatore come Setter, che oggi veramente ha dato una bella mano a Guanito a tenere sul reparto d'attacco. Ti chiedo una parola sulla prestazione di Voltan, che comunque non è semplice entrare. Noi abbiamo tre portieri forti, perciò io non mi sorprendo mai quando uno di questi fa una prestazione. Ne abbiamo tre, uno meglio dell'altro. Gigi, questa nuova pelle, diciamo, della Virtus, l'avevi detto in settimana, anche dopo le partenze, avete forse una delle migliori prestazioni casalinghe. Sì, abbiamo tanti giocatori che possono far bene, che possono fare il suo, abbiamo visto, insomma, anche prima della partita ho radunato quelli in panchina, perché per ognuno di questi dovevano essere disponibili a fare due o tre ruoli, perché non avevo tutti i ruoli coperti. Allora Beghel doveva fare la mezzala ma anche l'esterno, e Toffanin sia il centrocampista centrale ma anche il difensore centrale. Insomma, tutte queste cose qua li avevo un po' preparati. Purtroppo ci siamo mangiati uno slotto con la storia del portiere, anche che quella è stata inaspettata. E mi è dispiaciuto, perché c'era l'idea di inserire anche Zigoni, no? La questione di Ruggero è stata enorme, e anche quella di Setter prima. Chiaro che se lì ti va dentro cambia tutto. Grazie mille, Gigi. Grazie ragazzi. Mister. Non possiamo non aspetta, ogni volta mi abbraccia, mi dice che mi vuole bene, però. Mister Torrente, che partita è stata? Ma è stata una partita nel primo tempo equilibrata, anche se noi abbiamo tenuto il possesso palla, però abbiamo creato poco, mentre nel secondo tempo la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato tanto, il loro portiere è stato il migliore in campo, ha fatto interventi incredibili.
Noi poi l'abbiamo pareggiata sul rigore, credo che prima del rigore c'era un altro rigore netto su Bortolussi, non è stato dato. Peccato perché la Virtus ha sfruttato l'unico episodio su palle native e mi dispiace perché sapevo la bravura di Guanito, avevo avvisato sia in settimana e sia prima della partita i ragazzi, invece abbiamo commesso un errore. Il dispiacere è che gliel'avevo detto e quindi lui è stato bravo, noi meno. Se il campionato comunque rimane ancora lungo. Sì, sì, no, il campionato rimane ancora lungo, abbiamo visto che anche il Mantova può perdere, e quindi noi dobbiamo concentrarci una partita alla volta, pensare a vincere, poi i conti si faranno alla fine. È già successo in passato che squadre davanti poi hanno perso il campionato, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare, a crederci senza mollare un centimetro, perché tutto ancora può succedere. Mister, prima nell'intervista televisiva parlava di Crisetti, che oggi all'esordio c'era anche Valente, che direi che sulla fascia ha fatto il suo molto bene, forse più a destra che a sinistra. Poi sì, a lui preferisce pure giocare più a sinistra che a destra, però l'ho provato sia da una parte che dall'altra, ha fatto una buona gara, c'è bisogno di inserirsi come Crisetti, che oggi ha iniziato dall'inizio perché purtroppo Igor Radrezza ha avuto un problema intestinale, quindi però si è mosso bene anche lui, ha bisogno di ritrovare ritmo e condizione. È normale che i nuovi si devono ancora inserire per bene. Certo, la seconda cosa che io poi ho finito era semplice: oggi ha provato l'esperimento delle tre punte. Sì, ma io l'ho fatto anche in altre occasioni, però non abbiamo fatto un tiro in porta. Stasera l'abbiamo fatto, l'abbiamo creato, però abbiamo trovato un portiere in una serata strepitosa. La differenza è tutta lì. Noi abbiamo pareggiato una partita che il loro portiere, se rivedete le immagini, ha fatto delle parate incredibili. Quindi il dispiacere di non aver vinto, ma rispetto alle precedenti partite quando abbiamo giocato con tre attaccanti, questa sera abbiamo creato con i tre attaccanti, quindi c'è di positivo questo. Poi non abbiamo fatto gol perché, ripeto, abbiamo trovato un portiere in grande serata. Grazie mille, mister. Prego.
E Michael, Juanito si stava per fare il regalo di compleanno, poi è arrivato un pareggio, comunque parliamo di una buona prestazione, un buon punto, che ne dici? Sì, peccato, perché veramente ci abbiamo creduto quando ha fatto gol Juanito, ci ha dato una spinta in più e tanto, tanto coraggio, però purtroppo per via di un episodio è arrivato il pareggio, ma siamo contenti lo stesso, ecco, per quello che abbiamo fatto. Innanzitutto auguri di buon compleanno. Grazie. Complimenti per la prova. Quello che ti chiedo è la sensazione dal campo, no? Hai già esordito, hai già giocato diverse partite, adesso probabilmente avrai con la partenza di fare un minutaggio maggiore, responsabilità maggiori. Ti chiedo un po' una tua percezione di come l'hai vissuta dal campo. Beh, diciamo che l'atmosfera stasera era importante, perché non era una partita molto tranquilla, quindi c'era un'atmosfera pesante e sono entrato come sempre concentrato per far bene per la squadra, per me stesso, per tutti, e quindi anche grazie ai compagni mi trovo bene, sono in fiducia e spero di averne un po' di più da parte del mister, e continuiamo così, ecco. Quello che ti chiedo è in termini di equilibri, no? Ogni partenza fisiologicamente va a cambiare qualcosa nella struttura della squadra. Si è visto anche nella disposizione che è un'altra Virtus, però mi sembra che abbiate delle varianti di gioco che comunque vi permettono di essere credibili al netto che non c'è più Casarotto, che non c'è più Faedo. Sì, diciamo che abbiamo perso due giocatori di estrema importanza che hanno segnato tantissime presenze nel corso dell'andata, però come dice Gigi siamo una rosa molto completa, dove c'è una panchina che meriterebbe di giocare, siamo tanti giocatori pronti, e quindi come stiamo anche vedendo nei risultati, cioè ci siamo e non stiamo subendo tanto questa differenza, ecco. Quello che ti chiedo è difensivamente vedo più o meno l'approccio è quello, cioè la squadra riesce a tenere, magari palla al piede qualcosa dovrà cambiare in termini di modalità con cui andate ad attaccare, forse avete due, Juanito e Setter insieme sono dei giocatori che ti offrono fisicità, magari non hai la profondità però hai altri parametri, insomma, per andare ad attaccare. Sì, di certo bisognerà aggiungere qualche tattica in più a livello offensivo, perché non bastano Juanito e Setter, ma magari oggi si poteva accompagnarli un po' di più, magari durante l'azione offensiva, che spesso sono rimasti da soli, però penso che applicandoci non sarà un problema, perché siamo una squadra giovane a cui piace giocare, quindi non penso sarà un problema. Prego. Grazie mille Michael. Posto? Grazie.